Arcobaleno, che musica ragazzi! A foggy day in London town, I had me low, had me down. Ma insomma, l'arcobaleno veramente ce n'è per tutti i palati, e soprattutto ci sono queste signore ospiti dell'arcobaleno che si prodigano per i loro mariti di torte buone. Qual è, ecco, tuo marito che cosa preferisce? Pistacchio. E lui... Hai preparato mai una torta ai pistacchi così buona come questa qui? Sempre. Ora io mi chiedo se tu sei stato attento di più a seguire la partita o a gustare le specialità dell'arcobaleno. No, la partita. E invece tu ti sei impegnato di più a far cosa? A mangiare tutto. Non ti importa molto della partita? Non molto. Vorrei fare un saluto a tutti gli amici del bar Europa di Mercato San Severino. Benissimo, gli vogliamo mandare un bacio? Ragazzi, un bacio a tutti e buon lavoro. Le cose non vanno bene con questa partita. Anti-Juventino. Quindi ma l'Inter mi sembra che sta vincendo. Bene così. Quindi sei contento? Facciamo urra! No, non c'ho voce. Olè! Olè! Ciao Night and Day. Quanto sei carino. Facciamo un saluto agli amici di Night and Day. Ciao! Un istante solo, lui è rimasto pietrificato, non so se per la mia presenza o per il gol dell'Inter. Per il vino. Di dove siete? Noi di Napoli. Ragazzi, è un orgoglio per i proprietari dell'arcobaleno, perché sì, a Napoli ci sono tanti locali, tanti ristoranti. Scegliere questo per mangiare pesce eventualmente è una gran bella cosa. Certo. Raccomandati sono stati loro. Lei. Allora adesso vediamo se riusciamo a far girare la telecamera come abbiamo fatto per invitare degli amici napoletani a venire qui. Perché conosciamo questo posto, si mangia benissimo, è abbondantissimo, e quindi abbiamo portato anche i nostri amici. E voglio dire, il rapporto qualità-prezzo poi è giustissimo. È ottimo. Si parla del mobilificio Morrone, ma noi abbiamo anche beccato l'architetto che ha indossato il colore verde, è sinonimo anche chiaramente di buona porta fortuna. Sì, grazie. E volevo praticamente elogiare questa struttura, che praticamente è una struttura dove, oltre a esserci un buon prodotto, c'è... Ecco, lui nel frattempo guarda anche la partita, pensate un po'. Sì. Guardo anche la partita perché stiamo vedendo la partita stasera tutti quanti. E oltre a esserci un ottimo rapporto qualità-prezzo in questa struttura, effettivamente c'è un calore umano, c'è un rapporto umano che è importantissimo. E questa è la cosa più importante di questa azienda. Insomma, se verranno i nostri amici di Night and Day a visitare l'apertura del mobilificio Morrone, gli farete vedere anche la partita. Certo, okay. Certo. Io volevo salutare anche Carlo, naturalmente l'intero staff, augurandovi un in bocca al lupo. Abbiamo anche la data di apertura? Fine gennaio 2009. Un saluto agli amici di Night and Day. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Un saluto alle telecamere di Night and Day. Ciao Night and Day. Ciao Night and Day. Ciao. 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 Giovanna, bentornata. So che hai trascorso circa 2 settimane di vacanza pura alle Hawaii. Mi sono allontanata da Hawaii. Sono andata semplicemente a Roma. Visto che oggi si parla un po' di favole, vere favole o finte favole, dimmi la verità, qual era la tua favola preferita, quella che insomma ti facevi raccontare di più con più grande piacere? Quella di Cenerentola che perde la scappetta. Aspetti il principe azzurro, ma tu lo aspetti? Io l'ho trovato, e tu? Ma questa domanda perché la poni a me? Io non ho ancora trovato il mio principe azzurro. Sei libera come, come l'aria. Ma la realtà qual è? Quella che invece l'arcobaleno ci offre ogni volta? Qual è? Che non è una favola, ma è assolutamente qualcosa di concreto. Sì, sì. Sia bacio di pesce che di carne, i primi che volete, i secondi che volete. Noi ci mettiamo sempre a disposizione. Ho visto anche del pesce spada, tutto fresco, eh? Sì, sì. Provare per credere. Dimmi una cosa, per Natale ci sono novità, Capodanno? Natale forse stiamo chiusi, per Capodanno facciamo il cenone, sì. Quindi, ma eventualmente si può anche già cominciare a prenotare, mancano 40 sì. giorni. Si può incominciare a prenotare, però per il menù ci vuole un po' di tempo, lo dobbiamo ancora
Sì. Benissimo. Un bacio affettuoso, calorosissimo agli amici di Night and Day. Arrivederci.